Il nostro prossimo avversario è Cantù. Cantù è una squadra assolutamente dal grandissimo potenziale offensivo, imprevedibili offensivamente, una squadra a cui piace correre, a cui non piace giocare una pallacanestro particolarmente organizzata, ma che sfrutta il talento di tutti i suoi 5 giocatori, soprattutto gli esterni sono dei frombolieri con tantissimi punti nelle mani. Culpepper a un certo punto della stagione girava 28 punti di media, Jamie Smith, giocatore un po' più d'ordine, con tanti punti però nelle mani anche lui, Chappell arriva da un'ottima prestazione nella vittoria molto larga contro Capodorlando, nel ruolo di lunghi nel quintetto base hanno Christian Burns, nostro nazionale italiano, giocatore che fa dell'energia e dell'imprevedibilità senza la palla, una delle sue doti più caratteristiche, e Crosariol, anche lui nostro nazionale, giocatore più d'area, che gli dà una dimensione interna importante aprendo degli spazi per i loro tiratori. Dalla panchina su tutti David Cornu, che ovviamente i tifosi brindisini conoscono molto bene, e Charles Thomas, che cambia entrambi i lunghi. Poi hanno giovani di belle speranze e meno giovani non me ne vogliano, come Parrillo, Maspero e anche Tassone, che completano il loro roster. Cantù arriva forte dell'ottava posizione, chiaramente hanno l'obiettivo importante di accedere alle finali di Coppa Italia, quindi verranno qui per confermare il loro buon momento di forma. È chiaro che altrettanto vogliamo fare noi, 2 vittorie, soprattutto l'ultima, che hanno dato consapevolezza che la strada intrapresa è quella giusta. È giusto usare una parola: la prossima partita sarà la partita della maturità, quella dove dovremo dimostrare di aver imparato dai nostri errori, continuando chiaramente a limarne, perché ci sono state delle voci statistiche anche nell'ultima partita che non ci possono soddisfare. Però siamo sulla strada giusta, e quindi la partita di domenica è una partita veramente importante per arrivare al giro di boa con la giusta spinta, per ripartire poi ricordandoci che le prime partite del girone di ritorno poi saranno abbastanza complicate, avendo soprattutto le trasferte di Torino e Venezia, e in casa uno spareggio con Pistoia e la partita con Milano, prima di arrivare appunto al break per la prossima sosta della nazionale. Quindi, senza guardare troppo avanti, pensiamo a domenica. Domenica veramente è una partita importante, obiettivo primario limitare il loro attacco, un attacco che può andare comodamente sopra i 90 punti contro ogni avversaria, e andando un po' a punire quelle che sono le loro carenze. Diciamo che statisticamente in questo momento quanto offrono nella metà campo offensiva non restituiscono in quella difensiva, e noi dovremo essere bravi a trovare il giusto bilanciamento tra la corsa e un ritmo un po' più controllato per andare a punire la loro difesa.